Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Ciao, una versione un po' casalinga. È un bel po' di tempo che non ci vediamo e ci sentiamo e perdonateci per questa lunga pausa che ci siamo presi, però adesso vi spieghiamo cosa è successo in questo periodo. Allora, circa 2 mesi fa mi sono licenziato dal mio vecchio lavoro, in quanto era una situazione che non mi andava più bene, non avevo più bisogno, e quindi ho deciso anche di cambiare. Però prima mi sono preso una pausa di circa 1 mese, mi sono addirittura staccato anche un po' dai social, avevo bisogno anche di ripulirmi, diciamo, dallo stress. E stress che tra l'altro mi ha portato addirittura a finire in ospedale. Nulla di grave, però è ancora vivo. Mi sono presa cura che non succedesse niente. Sono venuto in ospedale e quindi è andata un po' così. E è stata una cosa improvvisa, ecco, non scendo chiaramente nei dettagli. Poi il bello è che avevo un colloquio di lavoro, perché nel frattempo, forse anche grazie, non sappiamo se perché per via della Brexit o per via di altre cose, fatto sta che nel mio settore, che è quello appunto dei magazzinieri, della logistica, c'è una richiesta che è folle. Io ho provato a mettere il mio curriculum appunto in un portale che è Total Job, e lì ho avuto una decina di richieste lavorative al giorno, e quindi a quel punto ho capito che il vero trucco per me era che limitare chiaramente l'area vicino a casa e anche con un stipendio migliore. E infatti dopo circa una settimana, ho trovato questa ditta che è proprio vicino a casa, guadagno di più, e sì, ed è proprio il lavoro che piace a me, appunto forklift driver. Marco ha scelto dei criteri più selettivi in modo da ottenere quello che desiderava. Dopo che era stato fissato il colloquio e tutto quello che ci voleva, sono stato ricoverato in ospedale. E lì me la sono vista un po'... ero preoccupato perché ci tenevo tanto anche per andare al colloquio, ma sono riuscito comunque a incastrare tutte le cose. Il colloquio è andato benissimo, infatti sono stato preso attraverso agenzia, ma sicuramente a settembre mi hanno già detto il capo che mi assumeranno. Ogni tanto chiaramente cambiare fa bene, e soprattutto anche per quanto riguarda lo stress. Io ero molto stressato, addirittura ho abbandonato anche un po' il giardino e l'orto, però l'orto sta continuando a dare i suoi frutti. Marco ha detto bene, cambiare è necessario ogni tanto quando si sente che una situazione non ti serve più, ossia non ti porta niente di positivo, forse è il momento di armarsi di coraggio e cambiare. Noi siamo un po', come si può dire, abituati al cambiamento, quindi... è la base un po' di tutte le nostre trasferte, anche di cercare di provare nella vita di non aver paura di abbandonare una strada, e quindi non è detto che... Di solito invece ci è sempre andata molto bene, ecco perché buttarsi fa bene, non aver paura, e sicuramente ci saranno dei risultati positivi, sta solo un po' ad adattarsi al nuovo tipo di stile di vita. Apro e chiudo un'altra parentesi velocissimamente, e questo lavoro che sto facendo nuovo ovviamente mi porta via più ore ed è un po' più pesante rispetto al lavoro che facevo prima. Però dall'altra parte sono molto ma molto più felice, perché sono molto più occupato, il magazzino è un grande magazzino e c'è un ottimo ambiente, cosa molto importante, tra colleghi. Questo mi facilita la vita e mi fa passare veramente le ore in modo veloce. Ovviamente quando torno a casa sono stanco e quindi non mi metto a fare video, preferisco rilassarmi, passare il tempo con mia moglie o con i gatti, ecco, in orto. Dobbiamo cercare un modo di riuscire comunque a continuare col canale, vedremo come organizzarla in maniera un po' più agevole, in modo da proporvi dei contenuti.
Dopodiché, cosa è successo? Anzi, io è qualche mese che. Che sei ben concentrata su una cosa molto importante, e anche per questo che siamo spariti per un po' di tempo. Sì, allora ho scritto un libro, è un libro in inglese, quindi non penso verrà rilasciato molto presto in italiano. Comunque anche quella è stata una cosa che ha assorbito tempo e energie, soprattutto nella fase di editing, quindi di correzione e revisione. Non è un capolavoro letterario, però è una cosa che ho sempre voluto fare. Nonostante si possa essere spaventati e non sentirsi all'altezza, ci si può provare, magari non è un capolavoro letterario, però è qualcosa che se ci si prefigge di fare e si vede il risultato, dà soddisfazione. Riuscire ad arrivare al tuo obiettivo è comunque una cosa positiva. Che sia o non sia un'opera di successo, questa poca importanza, è un successo personale riuscire a fare qualcosa di impegnativo dall'inizio alla fine, in aggiunta alle cose di tutti i giorni. Il libro, appunto, verrà autopubblicato, questo per una ragione di tempi, gestione personale e soprattutto fattibilità. Pubblicare i libri con le case editoriali ha una serie di paletti, una serie di tempi, bisogna procurarsi un agente letterario. Logicamente non puoi scrivere quello che vuoi perché io avevo dato un'occhiata e ci sono dei criteri di accettazione delle opere che vengono presentate. Logicamente, nel qual caso in cui la tua opera venga accettata da una casa editrice, non rimarrà mai quello che scrivi tu. E a me piacciono i romanzi brevi solitamente non vengono pubblicati dalle case editrici con questa facilità, bisognerebbe cercare comunque una via secondaria e non è quello che volevo. Quindi io autopubblicherò in totale indipendenza e vediamo cosa verrà fuori. Quando sarà il momento ve lo faremo sapere. Io nel frattempo sto continuando a suonare, ecco anche perché quando smetto di lavorare, finisco il mio turno di lavoro, quando torno a casa, la prima cosa che faccio, anche per scaricare lo stress, io mi metto lì un'ora sul pianoforte a suonare e sono venuti fuori circa una decina di brani, tra cui quattro dei quali sono nuovi. E usciti proprio in questo tempo qua, perché mi sono concentrato totalmente sulla musica e questa volta ho deciso invece di ascoltare un po' di più, diciamo di non buttarmi direttamente sull'autopubblicazione, che chiaramente farò, ma di migliorare, di investire magari un po' di soldi per creare qualcosa di più buono e più strutturato, diciamo. E quindi questa cosa ci vorrà del tempo, magari nell'arco di un annetto, vediamo se riesco a fare il mio nuovo album. Ecco, queste sono le cose importanti, il perché siamo spariti. Quindi abbiamo cercato di dedicare più energia a quello che ci piace fare, anche in termini di passioni, e quindi ci dispiace anche molto perché, per il canale, perché magari questi 2 mesi siamo andati in pausa. Ecco. Secondo noi bisogna sempre ascoltarsi nella confusione mediatica di questo mondo è difficile fare un po' di silenzio, tornare in se stessi ed ascoltarsi, ascoltare i propri bisogni, le proprie passioni. E avere il coraggio di prendere delle decisioni che magari non sono popolari perché le persone non le capiscono o fanno fatica più che altro a capirle. Quindi sì, ascoltatevi sempre, fate quello che sentite sia giusto per voi stessi in modo da allontanare stress e insoddisfazioni. E questo è tutto ragazzi, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video, sicuramente adesso ricominceremo un po' alla volta a fare i video, comunque i tempi ce li prendiamo molto comodi, non siamo appunto schiavi dei social, e però ci tenevamo a fare questo video, è molto casalingo, se vedete poco editing, però deve passare il messaggio. Bene ragazzi, una buona continuazione da Anna e Marco, qui in Inghilterra. Per oggi è tutto. Passo la linea. A casa vostra. Ci vediamo. Ciao Ciao ciao! a tutti.